Tout a été évoqué ce soir de manière Tutto è stato discusso in modo aperto e diretto. Oggi non c'è ufficialmente, chiaramente, apertamente il consenso per mandare le truppe sul terreno, ma nulla si può escludere. Noi faremo di tutto per evitare che la Russia vinca questa guerra. Emmanuel Macron, dopo la discussione con i leader a Parigi per il vertice sull'Ucraina, ha chiarito le sue parole di ieri su eventuali truppe sul terreno, parole che hanno fatto scattare l'allarme a Mosca. Un'ipotesi del genere renderebbe inevitabile una guerra Russia-NATO, è stata la risposta del Cremlino. Così è stato il ministro degli esteri Séjourné a chiarire ulteriormente le parole del presidente. La situazione è in divenire, abbiamo cominciato con l'invio di elmetti e sacchi a pelo. In 2 anni molte cose sono cambiate. Nostri uomini in Ucraina non supererebbero la soglia della belligeranza. Ci sono operazioni come lo sminamento, la cybersicurezza, la produzione di armi che non varcherebbero la linea rossa. Vogliamo aiutare Kiev, non siamo in guerra col popolo russo. Vogliamo solo che Putin non vinca in Ucraina, è la conclusione di Macron. Va ricordato che sul terreno ci sono già battaglioni internazionali di volontari, ci sono servizi segreti americani e britannici che hanno aiutato e addestrato per anni gli ucraini in vista dell'invasione. Se il pensiero di Macron è proiettato nel futuro anche in vista di un eventuale isolazionista come Trump alla Casa Bianca, al momento però non ha trovato adesione tra gli alleati. Chiare le contrarietà di Biden, Stoltenberg, Scholz e di Giorgia Meloni, che ha precisato il supporto degli alleati all'Ucraina non contempla la presenza sul suo territorio di truppe di stati europei o NATO. Meno netto il britannico Sunak, che ha parlato di possibili invii, ma non su vasta scala. Tra le righe si legge che sarebbero dunque allo studio tra Parigi e Londra piani per mandare altri uomini altamente specializzati per aiutare gli ucraini. Biden intanto cerca di sbloccare gli aiuti militari. Oggi ha incontrato i leader del Congresso per spingerli ad approvare le leggi di bilancio ferme da 2 mesi e che contengono gli aiuti per Kiev e Israele. Dietro l'angolo ci sono le elezioni americane con un candidato come Trump, da sempre parecchio ruvido sulla NATO. A Parigi, dove Meloni non c'era, si è parlato quindi di come aiutare di più l'Ucraina, non di fare la guerra a Mosca, ha concluso Scholz, che continua a tentennare sull'invio di missili Taurus a Zelensky, che oggi a Riyadh, in cerca di una sponda di nuovi alleati, ha incontrato Mohammed bin Salman.